tre voci poetiche particolari, la trovate nel catalogo La Vita Felice, perché comunque sono edizioni, alcune di qualche anno fa, alcune invece molto più recenti, e stasera abbiamo Isabella Vincentini, Alberto Toni ed Elio Pecora. Come introduzioni a quello che può essere la poetica di ogni singolo autore, accompagnerò personalmente Isabella Vincentini. Cinzia Marulli ha studiato Alberto Toni, non a livello diciamo radiografico ma di poetica ovviamente, e Maurizio Soldini ha il compito di affiancare Elio Pecora, in quanto per una sorta di analogia di tema già sperimentato in poesia direttamente da Maurizio Soldini con il suo volume che parla dei momenti finali del rapporto con la madre prima della sua dipartita, quindi per analogia, visto che il libro di Elio Pecora si intitola appunto Nel tempo della madre, epicedio, ha questo filo comune, mi è sembrato la persona più indicata per supportare così a livello di introduzione questo tipo di proposta. Isabella Vincentini. Isabella Vincentini, che conosco da diverso tempo e che sono veramente onorata di presentare stasera, ha al suo attivo numerose pubblicazioni, quindi direi che la sua confidenza con la poesia e con il mondo poetico, anche di altri, è notevole. Infatti è stata vicino a personaggi eccezionali come Michele Angeli, che ha realizzato per lui anche delle opere di presentazione e di diffusione ulteriore di quello che è il messaggio poetico del singolo autore. Questa sera con noi abbiamo Le ore e i giorni, inserito nella collana che era diretta da Nino De Angelis fino a qualche tempo fa, che è la collana Niego. Ora Nino De Angelis ha interrotto la sua collaborazione con La Vita Felice per altri impegni assunti, quindi la collana Niego in realtà non avrà più ulteriori ingressi. E Le ore e i giorni per Isabella Vincentini è un viaggio tutto femminile di una guerriera, viene detto, da chi la chiama guerriera, addirittura Giuseppe Conte, che nella prefazione individua questo senso di inquietudine che pervade costantemente la narrazione poetica, proprio perché la dimensione femminile va a scontrarsi con una ricerca di una sorta di diade verso un amore non necessariamente riferito ad una coppia diciamo tradizionale, ma ad una diade anche più vasta di quello che possiamo essere abituati. È intitolato Come se fossimo ancora una spiaggia di Lemnos. Dovrò tornare per riprendere quella sagoma bianca e azzurra, diafana come le statuette di pietra, umida e rossa come le terracotte in esilio. L'anima, la mia, quella che, visitata, ancora riveste, anche qui, di cremisi e d'oro i giorni. Lì la crescia. Perché una delle sensazioni più forti che ho trovato leggendo il poemetto di Alberto Toni è stato proprio quello di ritrovarmi oltre il tempo, in una dimensione a tempo. La guerra, dunque, poco importa se è la seconda guerra mondiale. È la guerra, è il concetto stesso della sua essenza ad essere preso in esame. Sono tutte le guerre del mondo, quelle passate e quelle potenzialmente future. Qui, in questa prima parte, viene esaminata, sezionata, condannata e perfino superata la guerra con una visione nel bene e nella speranza. Non siamo di fronte ad una poesia civile fino a se stessa, ma ad una poesia che definirei anche di esortazione, nella quale è forte il senso della coscienza e la consapevolezza del bene da conquistare, un bene visto come fine verso il quale tendere a conquistare. Gli alberi vivi, i grassi, l'acacio, gli occhi, tipo castani, platani, tutti sono alberi della vita. Il semplice ricordo di ragazzo, le foglie, le strade ne erano piene.
Era nei sogni di ragazzo prendere un libro illustrato, le storie di guerra, senza sapere della guerra, l'incendio in rima, una bellezza struggente e nuova. Le strade più ingombre, non lasciare che il malfrato infesti l'aria, cioè, tu vivi alla città, di guardia ai tuoi più fedeli compagni per costruire e basta. Gli alberi ancora oggi è un sogno, non è vero che le nuvole abbiano perso il sogno. Insegui nel primo incastro di sentimenti il rosso dell'eleganza e della rinuncia, quello più pronto, raccogliere tenidamente, educarsi alla legge degli uomini, abbattere il silenzio, non è sordo al richiamo, al fuoco. A volte cose minime, rigirarsi nel letto con un rimorso infantile, chiudere gli occhi per troppa paura, e poi la neve e vento potrebbe creare ci consegniamo. Un paese in cui le madri vengono trattate con molta ipocrisia, certo che sì. L'amore della madre in Italia è sicuro, ma è una madre sfruttata, una madre che aspetta lì il figlio e già tutto quanto. E il figlio è la madre degli amici, e perché non la madre di Caproni, la madre più grande, madre fidanzata, amata. L'amore è il verso, il metro, perché Elio sceglie il settenario. E nonostante il settenario sia abbastanza veloce come verso, si ha una lentezza, la capacità di focalizzazione dei vari momenti della vita della madre, da quando era bambina fino alla sua morte. E si vede attraversare questa vita la madre fino al disfacimento, quando Elio parla delle chimosi, quando parla di quel velo che copre ormai gli occhi, per cui una cataratta che non gli consente più di vedere, con tutto quel corteo di deterioramento neurologico che fa sì che questa donna non abbia più quella contezza a livello cognitivo, che nonostante tutto non gli consentono poi di dire certe cose, di fare certe cose, chissà, forse questa donna nonostante tutto non lo dimostra, non lo dice, però la sera, quando abbuglia... Che ne è di quella di un tempo? Dove è mai stata? Ma quando? A sera chiamava la luna chiara, assorta sugli orti. Che ne è dei piedi leggeri? Che dei capelli intrecciati? L'arco dei denti nel bicchiere, i chimosi sugli avambracci, livido il cranio, le dita palpano il fazzoletto, le pupille velate in un diritto di pianto. I figli, gli amici dei figli hanno contato per lei 100 anni ad aprile, un sabato, come una meta, un traguardo, il premio di questo disparsi in un torpore che annaspa. Erano intanto una festa solo per loro, una resa senza domande e ragioni, ma tutti gli altri... spariti, pure vengono i mutanti nella tua stanza e chiama. Vengono come nel sogno, siedono un poco, le parlano. Sua madre ha la sciarpa nera di quando tornava dalla prima messa e la svegliava nel sole odoroso di menta. Torna prima che abbuia, è già rinchiusa nel letto con le sbarre di acciaio, l'amica partita per Trieste nel luglio del 32, spirata in una corsia a 85 anni e 6 mesi. Vengono in tanti, li chiama, ma perché restino tutta l'interminabile notte. Parlano quieti, ne ode anche i sussurri, lei che del telegiornale in una frase raccoglie. È netto ogni tratto, ogni gesto di ognuno di quegli spariti, quando una nebbia ricopre il santo bambino che nella campana di vetro dalla rupe di sughero pesca il cuore di rosso corallo. Da quanto si è allontanato il mondo con i suoi rumori? Non l'ascensore, la strada, il merlo mai stanco della terrazza di fronte, lo scampanio della chiesa garage, le risa, le corse degli studenti di sopra, da quanto non è più il regno quella tua stanza, da quanto tu non si incipi alla fronte, non guarda più l'orologio posato sul comodino. Era lei che cantava, sono tornate a fiorire le rose, aprile insaziabile, apriva finestre e giardini, illanguidiva l'attesa un trillo di mandolini, durate la giovinezza nei capelli tinti, sandali con tacco basso ai piedi agili e apinti. Di quante storie è fatta la tua minima storia, una particola il sempre di cui ciascuno s'appropria, un secolo per l'anagrafe, forse ieri soltanto,
Chiamiamo memoria lo schermo su cui compaiono nomi, camere, oggetti, una sedia intagliata, il collare di un cane, un abito a fiori accollato, facce si sovrappongono, voci ripetono antiche e perdute promesse. È uguale lo sguardo della bambina ritratta a fianco al fratello decennio sullo sgabello di raso, nelle pupille castane, la richiesta incessante, una pretesa, un bisogno della bestiola spaurita, abbandonata nel polso di una scura foresta, che attende la voce, la mano, che la sottraggano al buio, la rendano alla giornata. Non hanno numero i giorni, non ha più alba la notte, là nel cupo fondale le terribili porte, l'acqua fresca, il succo dell'aspro limone, i versi della romanza, quel sogno colpito nel cuore, e nel mai più la certezza di interminati domani. Tutto è stato ed è ancora, se trema mentre riaffiora, se tiene mentre confonde, un fiume la deriva, il vortice di un lago, un legno in corsa sull'onde. Ed è tutta la storia, l'adolescenza, e poi c'è il fascismo, e c'è la guerra mondiale, c'è la spagnola, e ci sono tutti gli altri. Uno si fa saltare tutto quanto. Noi seguiamo sicuramente tutto lo sviluppo nel libro. La chiusura. La chiusura. Salto alla fine. Molto importante è in realtà era un po' anche tutta c'erano altri due brani che poi ho eliminato invece poi gli ho dati invece una rivista. Questa è l'ultima parte, la quarta parte. Cent'anni contro l'orrenda estrema minaccia che agghiaccia i piedi, le mani, storce la schiena, le braccia, non guarda più nello specchio mentre la regge, la lava, la paziente, trecciuta, badante, moldava, curva, rimpicciolita, cerca il bastone, avanza, a passi minuscoli, incerti, dal bagno alla stanza, spinge le labbra, più fatica a trovare parola, ad occhi chiusi balbetta, non lasciatemi sola. Chiede acqua fresca, fissa il muro e la porta, vuole più alto il cuscino, negli occhi fermi, stupiti, un'acqua morta, dove ricordi e rimpianti si sono dissolti, non sa più se è inverno o estate, se al nostro se schiara, non chiede più dell'ortensia viola in balcone che ogni mattina innaffiava. Chiama a metà della notte, la moldava e la implora, ne storche il nome, l'insulta col tono di antica proterva signora. E quella, metà dei quei anni, la spoglia, la imbocca, sorride negli occhi celesti, ha due denti d'oro, la bocca di madre paziente, del suo paese affamato, della sua casa, dei figli, pensa di rado al ritorno, dice pochissimo niente. Il primo figlio, quello, non si allontana, entra, socchiude le imposte, la siede in poltrona, è quasi vecchio, si pretende felice, grida che è stanco, si infuria, la maledice, ha acceso in chiesa candele a tutti gli altari, ha chiesto ai santi e ai defunti di tagliargli le scorte, di accompagnarla assopita nella barca stellata della buona morte. Ancora gli occhi di lei chiedono al figlio di essere il padre, il compagno, la guida sicura. Forse questo è soltanto un errore del figlio, forse soltanto un suo appiglio nella paura. Ora lo fissa delusa, sussurra, in te ho fede, al sonno cupo, ansimante, stremata cede. In alto, sopra i terrazzi, la nuvola nera si dispa nel pietro tramonto. Saranno di lunio stasera. Si sono traditi entrambi, il figlio e la madre. Lei, serrata nel corpo, sorveglia, atterrita, il suo bagaglio vuoto, la promessa scaduta. Pure ancora conosce l'ultima uscita. E lui, mentre grida, che tocca a ciascuno il morire, misura il niente che può il suo gramo capire. Nemmeno placa il dolore, la stentata preghiera che muove il silenzio. Saranno di lunio stasera. Qui non finisce la storia, restano fuori molte altre storie di contentezze e di errori. Pesca il bambino il cuore di rosso corallo, il sole farà il ritorno chiamato dal gallo. Stanotte, forse domani, si chiuderanno le porte verso quel niente del niente che chiamano morte.